Amici di Fano TV, ben trovati. Per lo speciale di oggi ci troviamo a Cartoceto perché sta per prendere il via la 44esima edizione di Cartoceto DOP, il festival. Dopo la pausa dettata dall'emergenza sanitaria, ritornano due domeniche, le prime due domeniche di novembre, all'insegna dell'olio d'oliva e naturalmente delle olive protagoniste. Non solo, perché ci saranno tantissimi ospiti che adesso andiamo ad incontrare. Si riparte dopo lo stop dettato dall'emergenza sanitaria in questa edizione che è un vero e proprio contenitore culturale, Sindaco. Beh, un'iniziativa che abbiamo voluto rieditare dal 2014 in questa nuova formula festivaliera, la storica mostra mercato dell'olio e dell'oliva che quest'anno compie 44 anni, quindi dobbiamo dire che è ampiamente maggiorenne, una manifestazione che ha da sempre celebrato l'oro verde delle Marche. Ricordiamo essere l'unica DOP olearia di tutta la regione Marche, DOP Cartoceto che non ricomprende, e questo è un carattere e un aspetto che mi preme sempre sottolinearlo, soltanto il nostro territorio ma anche parte del territorio fanese, il territorio del comune di Monbaroccio e il territorio del comune di Colli al Metauro, motivo per il quale ringrazio anche i sindaci o i rispettivi rappresentanti delle amministrazioni comunali che oggi per il taglio inaugurale del nastro sono presenti. Dicevi, una nuova formula festivaliera dal 2014, credo che abbiamo ampiamente centrato l'obiettivo perché questo ci ha consentito di intercettare target di visitatori completamente diversi rispetto a quelli storici che venivano qua a Cartoceto soltanto per l'olio DOP, e quindi invece mossi dalla pur centralità di questa eccellenza agroalimentare abbiamo voluto allargare a tutto tondo l'offerta di queste due domeniche che sicuramente anche quest'anno, insomma, non sapranno deludere chi ci farà visita. Tornando al ruolo della regione, questa era una premessa, ci tenevo a farla perché comunque è un piacere veramente ricominciare a vedere le piazze frequentate, ci mancavano molto. Per rilanciare questa già affermata iniziativa e promuovere il territorio naturalmente c'è la regione. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti, sì, la regione ovviamente non può mancare e non deve mancare di iniziativa di questo genere, oltretutto da sempre la regione è vicina a questa iniziativa e quest'anno l'ho voluto proprio testimoniare personalmente portando qui i saluti anche del Presidente Acquaroli che non poteva essere presente a questa iniziativa. Al di là comunque del rapporto regione, comune, attività eccetera che è fondamentale e su questo siamo molto attenti, io quel che voglio proprio rilanciare le attività che si stanno riprendendo nei territori dopo questi lunghi mesi di difficoltà, lockdown, timori, sperando che sia finita. È un piacere rivedere finalmente le piazze che si animano, gli espositori che ritornano, i nostri prodotti tipici, le nostre bellezze del territorio che vengono rimesse, diciamo così, a disposizione del vasto pubblico. Questo credo che sia la cosa più bella e significativa che oggi noi dobbiamo mettere in evidenza. E visto che siamo in un borgo meraviglioso, proprio domani in Consiglio regionale ci sarà la trattazione e credo anche ci sarà l'approvazione di una legge che vuole agevolare tutte le attività legate ai borghi delle Marche. E questa è una cosa molto particolare, molto bella, anche qui proprio a causa, se vogliamo, anche del lockdown, questi luoghi si sono fortemente riscoperti. La gente ha voglia di tranquillità, di luoghi un pochino più isolati, un pochino più tranquilli, è ritornato un po' alle origini e se mi permettete, per me che sono sempre stato vicino a questo mondo, diciamo così, della natura, dell'ambiente, dei nostri territori, ne vado particolarmente felice e ne sono particolarmente contento. Vogliamo ricordare allora anche un gemellaggio nato con Venezia? Sì, qui prima c'era l'assessore del comune di Venezia che ci ha raccontato come storicamente, ma da centinaia di anni, ai tempi del Doge, c'era questo, chiamiamolo gemellaggio se vogliamo, tra Venezia, l'allora Serenissima, e il comune di Cartoceto. Venezia dava la protezione a Cartoceto, la protezione militare, oltre che politica, e Cartoceto dava l'olio al Doge. Allora io prima ho preso due bottiglie d'olio, scherzando, ho detto queste le devo portare al sindaco di Venezia.
appuntamento importante qui a Cartoceto per tornare a promuovere il territorio e le sue eccellenze. Sì, esatto, oggi ricorrono 44 anni di questa manifestazione, quindi è un orgoglio ritornare sulla piazza dopo un anno di fermo. Siamo qui presenti con il produttore dell'olio di Cartoceto, le olive, che quest'anno è anche un'annata eccezionale, quindi sul territorio abbiamo un prodotto ottimo di eccellenza. In più siamo proprio nello stand della DOP Cartoceto, proprio il consorzio che rappresenta tutta questa gente che è qui dietro di noi a vendere l'olio e le olive. Quest'anno la Proloco e l'amministrazione si sono impegnati in un progetto importante, infatti abbiamo montato una tensa struttura dove i produttori sono presenti tutti qua insieme. Abbiamo voluto raccontare la storia di padre Stefano Pigini con un video mapping che verrà presentato, proiettato sulle mura castellane, quindi l'amministrazione e la Proloco hanno una lungimiranza su questo progetto di questa DOP Cartoceto. Abbiamo voluto dare un segnale di ripartenza proprio con questa manifestazione dopo un anno di fermo, quindi siamo stati presenti sul territorio ma con poca visibilità. Abbiamo voluto dare una bella visibilità quest'anno con una struttura, una festa di un certo carattere. Beh, il festival sarà anche promozionale per quanto riguarda i borghi, perché sarà itinerante comunque. Sì, esatto, quest'anno la Proloco di Cartoceto è l'unica associazione presente sul territorio per fare somministrazione di cibi e bevande, questo dovuto purtroppo al Covid, quindi la Proloco siamo presenti sul territorio da ieri sera fino alla settimana prossima. Faremo degustare i prodotti del territorio, l'olio del territorio, i vini del territorio, i formaggi, quindi a 360 gradi proviamo il territorio. Consorzio DOP Cartoceto, e allora vediamo subito che cosa fa nello specifico, naturalmente per la tutela e la promozione di questo prodotto davvero prezioso, ma quest'anno vogliamo dare rilievo allo stand apposito. Sì, il consorzio si adopera tutto l'anno per fare promozione per questa eccellenza delle Marche, l'unica dopo le aree delle Marche. Infatti quest'anno abbiamo lavorato molto anche in sinergia con la Federalberghi proprio per portare l'olio DOP Cartoceto direttamente nelle spiagge, in modo tale da incontrare anche il turista che non conosce magari bene l'entroterra e fargli conoscere quello che è l'oro verde della nostra regione. Nello specifico il consorzio della DOP Cartoceto si occupa sia di promozione che di tutela, quindi anche progetti sponsorizzati e col patrocinio della Regione Marche per poter avere un prodotto sempre migliore sia in termini qualitativi che quantitativi. Per esempio il progetto che stiamo portando avanti adesso, Olive Jet, è un progetto che va a implementare quelle che sono le agricolture tradizionali con agricoltori moderne, in modo tale da andare a supplire quelle che sono le carenze anche di acqua, per esempio, come quest'anno abbiamo avuto, e andare a migliorare la produzione e a mantenere una produzione più o meno costante nel tempo. Quante sono le aziende agricole che promuoviamo quest'anno? Il consorzio conta 22 consorziati. Chiaro che la promozione che svolge il consorzio per i consorziati è una promozione che svolge per il territorio, quindi poi tutte le altre aziende dell'indotto poi vengono promosse se stesse dall'attività del consorzio, quindi legato all'olio ci sono tanti prodotti come sono i fichi, i carciofi, i cavoli, che sono tipici della nostra zona e che poi seguono, diciamo, come apripista abbiamo l'olio e poi abbiamo tutti gli altri. Andiamo a conoscere allora i produttori dell'olio, azienda agricola Gagliardi, da quanto tempo sul territorio? Ma noi come azienda è 21 anni che abbiamo aperto l'azienda agricola, è 25 anni di attività ed è un'azienda agricola biologica, sempre qui a Cartoceto, e produciamo sia olio che vino e olive marinate in salamoia. Quindi ci sono tanti prodotti così che provengono dalla terra e che offrite, naturalmente prodotti controllati e quant'altro. Sì, il nostro prodotto è un prodotto biologico certificato, oltre all'olio che è un prodotto certificato DOP, quindi vabbè, dopo anche per quanto riguarda il vino sono prodotti DOC di qualità. Allora, abbiamo detto olio, l'olio protagonista indiscusso, c'è un olio in particolare della tua azienda che ami promuovere? Ma abbiamo l'olio che è di raggiola, quindi sono i nostri piantoni secolari e quindi un olio autoctono, quindi una pianta autoctona,
e quindi è quello dove puntiamo, diciamo, più di tutti. Che bello stai a Cartoceto insieme a voi, insieme a voi, perché c'è il vino e poi c'è l'olio che piace a noi. Tutti gli amici sono felici, lo sai perché? Oggi è una gran festa, cantiamo tutti insieme, ti piacerà. Band, beh, non poteva mancare la musica itinerante con questo quartetto di fiati. Andiamo con Michele? Sì, sono Miki, poi con me c'è Bob, c'è Tony e il grande Alex. Veniamo qui dalla Romagna, ma noi siamo amici delle Marche, nonostante tutto, veniamo spesso. E come va questo spettacolo itinerante? Insomma, ci state facendo scoprire questo borgo bellissimo, tra le altre cose, in compagnia di tanta buona musica e di un talento, insomma, perché siete un vero e proprio talento. Ah, Cartoceto è fantastico, ma è l'unica cosa, ci sono delle salite, però ci aiutano con dei bicchierini di vino che ci aiutano, è vero, nella salita e tutto è più facile. Io ho sentito anche il vostro repertorio canoro, ma giocate di improvvisazione o ve le studiate prima? Ma di solito noi ci basiamo un po', difatti si chiamiamo maccheroni perché maccheroniamo un po' tutto. Uno inizia una base di jazz con un po' di musica folk e il mix è subito pronto. Grazie, allora buon proseguimento. Ok, ciao ciao. Si continua con la presentazione delle aziende agricole sul territorio, abbiamo anche l'azienda Baldarelli, da quanto tempo presente? Ah, guardi, noi siamo un'azienda biologica dal 96, siamo io e mia moglie, la conduciamo e abbiamo parecchie soddisfazioni perché facciamo dell'olio extravergine biologico, DOP Cartoceto, facciamo della farina di grano tenero, dal tipo Bologna e poi facciamo le lenticchie e facciamo anche i ceci. Quest'anno dal punto di vista meteorologico e quindi di conseguenza di produzioni olive com'è andata? Ma diciamo che è stata un'annata un po' di scarico, però il prodotto è di grande qualità, siamo molto soddisfatti, è venuto un buon prodotto, molto molto profumato, si sentono un po' i classici sapori della DOP di Cartoceto, il carciofo, il pomodoro, molto forte, molto sentito, e questa capacità della DOP è quella di trasmettere una capacità di buon prodotto, insomma. Sono con la titolare dell'azienda agricola Beltrami, produttore di olio dal 2008. Bene, quindi insomma abbastanza nuovi nel settore? Sì. Come sta andando? Bene, bene. Quest'anno è un'annata un po' particolare, nel senso che poca pioggia, però è andata abbastanza bene. Tanta qualità e non è poco. Quali sono le caratteristiche principali dell'olio di vostra produzione? È molto, molto dolce e biologico. È una caratteristica non da poco. Oltre all'olio vedo anche olive nei barattoli. Sì, olive nei barattoli, prodotti trasformati, passata di pomodoro, crema di ceci, carciofini sott'olio, tutta roba della nostra azienda e biologica. Azienda agricola Rosina, ancora per parlare di olio, com'è andata quest'annata? Bene a sentire i tuoi colleghi? Ancora stiamo macinando perché purtroppo il tempo ci fa smettere, piove sempre, però sta andando molto bene, sono contenta, il prodotto è ottimo, non c'era la cosiddetta mosca e quindi l'olio quest'anno è perfetto. E quali caratteristiche ha l'olio della tua azienda agricola? Allora, cosa ti dico? Il grezzo, io ho l'olio grezzo, che è l'olio che si faceva una volta negli anni 30-40. Quello non filtrato, per intenderci. Filtrato, quello non filtrato, esattamente, che ha la caratteristica di un sapore intenso corposo, quindi lo senti proprio le olive appena macinate. L'altro invece è più liscio, più delicato, per chi vuole fare l'insalatina, che vuole fare più, un pochino di più di dieta. Ecco, però un sapore, il piccantino lo senti nella gola, non lo senti nella bocca. Nella bocca lo senti dolce, quando mandi giù senti questo piccantino delle olive appena macinate.
Di dov'è la tua azienda agricola? Di dove siete? Ci troviamo a Ginestreto di Pesaro. Siamo venuti ad incontrare anche i protagonisti dell'azienda agricola Mariotti, azienda agricola dal 1930. Davvero, che bella, una tradizione di famiglia che va avanti. Da tre generazioni, esatto. Che bello, come sta andando? Ma diciamo abbastanza bene, il tempo è stato un pochino clemente, quindi ha permesso alla gente di potersi muovere, non ci lamentiamo, è andata bene. Quindi chi viene qua nel vostro stand può naturalmente fare anche una piccola degustazione, un piccolo assaggio, esatto. Ci può descrivere le caratteristiche del suo olio? Allora, l'olio, noi facciamo monovarietali, quindi facciamo l'olio di lecino e raggiola, che sono le due varietà. La raggiola è proprio tipica del luogo, quindi è anche quello che concorre nell'addobbo Cartoceto al 70%, però noi non facciamo certificazioni, ma abbiamo scelto di fare monovarietale per accontentare di più i gusti di chi vuole un olio delicato, il lecino, e la raggiola per chi vuole un olio più intenso. Azienda agricola Lacrima Verde, che ho scoperto essere un acronimo. Esatto. È un acronimo derivante dalla unione dei nomi delle tre socie che costituiscono appunto il nocciolo di questa azienda agricola nata da tre ragazze, perché sono tutte giovani ed hanno voluto recuperare i campi e gli oliveti della loro azienda per mettere su, grazie anche ai contributi e ai finanziamenti europei, questa realtà agricola che insomma stiamo portando avanti oramai da qualche anno. Le caratteristiche di questo olio? Ma allora, innanzitutto una parte viene prodotto giustamente qui a Cartoceto, per cui ha la qualifica di DOP, e per quelli che abbiamo appunto quindi qui riusciamo ad ottenere questa denominazione, che è importante per quanto riguarda insomma il prodotto innanzitutto. Poi gli altri che appunto trovate anche qui in esposizione sono quelli che abbiamo nell'altra parte di azienda, che è Isola del Piano, dove ha anche sede la sede principale. Ed è il nostro biologico monovarietale, monocultivar di raggiola. E infine abbiamo il blend, che è appunto una miscela, come dice la parola stessa, ed è derivante appunto anche dagli altri oliveti che abbiamo in affitto e che curiamo per poter appunto dare anche questo prodotto, che è essendo una miscela appunto ha delle caratteristiche derivanti da più tipi di cultivar in generale, che quindi offriamo comunque ai nostri clienti come altro tipo di prodotto in generale. Azienda agricola Serafini è anche un frantoio. Anche un frantoio, quindi serviamo sia l'azienda agricola che il territorio per quanto riguarda l'attività di frantoio. Allora, siete attivi da quale anno? Questa domanda l'ho fatta un po' a tutti quanti. Allora, l'azienda agricola è la terza generazione, quindi stiamo parlando dal primi del Novecento fino adesso. Mio nonno, mio padre e io. Una bella tradizione che continua. Per il frantoio invece abbiamo iniziato col frantoio negli anni 80, quindi sono circa 40 anni. Diverse tecnologie, adesso abbiamo le ultime tecnologie disponibili sul mercato. Quest'anno ho sentito anche i suoi colleghi dire che si sta producendo un olio di qualità, e mediamente, anche se poi insomma varia dalle annate, insomma a seconda del raccolto, qual è la quantità di olio prodotta dalla sua azienda? Allora, noi produciamo, abbiamo circa 6.000 olivi, produciamo circa 50-60 quintali d'olio all'anno. E la caratteristica del suo olio al palato qual è? La caratteristica dell'olio è un po' dell'olio qui del territorio, ha bassissima acidità, 0,1-0,2, ha alti polifenoli, quindi è un olio gradevole perché è armonioso fra l'amaro che sente all'inizio, il piccante che sente poi nella gola, e quindi è un olio molto, da una parte delicato ma con un suo carattere. L'azienda agricola Alessandri presente con il suo stand, quali sono le caratteristiche del suo olio e come è andata la produzione? Allora, diciamo, la produzione quest'anno è andata bene, sia dal punto qualitativo e anche quantitativo, perché dopo è arrivata un po' di pioggia che ha fatto un po' respirare i nostri ulivi. Qualitativamente siamo a posto, non abbiamo avuto attacchi di mosca, per cui viene fuori un bel prodotto, stiamo facendo un buon olio.
fra 15-20 giorni speriamo di averlo certificato per poterlo vendere col marchio DOP Cartoceto. Perfetto, allora tanti in bocca al lupo, quanti ulivi avete? 900 piante, conduzione familiare, diciamo raccogliamo, potiamo tutto in casa, perché diciamo la nostra è più una passione che altro. Se viene fuori che qualcosa di reddito non ci dispiace. Una duplice intervista, perché sei qui con una duplice veste. Sì, sia presidente del consorzio DOP Cartoceto che frantoiano, perché noi quello facciamo, moliamo le olive sia le nostre che degli altri clienti. Allora, abbiamo detto che è stata un'annata tutto sommato soddisfacente, l'olio insomma ce n'è, un olio di qualità. Quali caratteristiche ha al palato l'olio di tua produzione? Allora, l'olio fatto con il frantoio tradizionale, quindi con le macine in pietra, in granito, rimane più delicato rispetto al frantoio continuo, va a spingere meno sui piccanti, anche se l'amaro comunque è molto persistente, perché quest'anno le olive, soprattutto a raggiola, si sente molto bene. Cartoceto DOP è anche il festival dove protagoniste anche l'istituto Cecchi. Allora, come sta andando con questa presenza insomma importante? C'è uno stand interamente dedicato a voi? Sì, ne abbiamo addirittura due, uno all'inizio del paese e uno qui con i nostri studenti dell'Istituto Tecnico e Professionale Agrario, con il professor Renga, responsabile per l'alternanza scuola-lavoro e PCTO, e la professoressa Pierini, che è il referente coordinatore del Dipartimento di Agronomia dell'Istituto Agrario. L'Istituto Agrario ha i suoi prodotti in vendita, qui abbiamo portato soprattutto il vino, ma facciamo anche l'olio, ma siamo ancora in raccolta, perché abbiamo un istituto molto grande con molte olive e i ragazzi stanno raccogliendo ormai da 2 settimane, giusto se non sbaglio, e quindi stiamo facendo anche noi l'olio nuovo. Qui abbiamo portato soprattutto vino, farine, il farro e poi abbiamo partecipato con i ragazzi alla giuria del premio L'Oliva Più Bella per premiare appunto le olive migliori dei produttori qui di Cartoceto. Sicuramente in un momento delicato come questo, un momento storico come questo, l'alternanza scuola-lavoro ha la sua valenza. Sì, infatti io sono referente dell'alternanza scuola-lavoro, professor Riccardo Renga. Abbiamo colto l'occasione, ecco, qui alla festa dell'olio di Cartoceto per proporre, diciamo, ed esporre i nostri prodotti e contemporaneamente facciamo fare delle ore di alternanza scuola-lavoro ai nostri ragazzi, dove in particolare presentano i diversi tipi di vino e anche altri prodotti che abbiamo, quali il farro e le farine di farro. Un'esperienza che sicuramente crea una grande emozione e stimola la voglia di fare. Come l'hanno accolta gli studenti? Bene, infatti siamo qui con una buona rappresentanza anche dell'articolazione viticoltura ed enologia, che diciamo sono qui per proporre e presentare i vini che la scuola produce anche grazie alla loro collaborazione e al loro lavoro. In rappresentanza degli studenti dell'istituto, una su tutte, ciao, come ti chiami? Gaggioli Margherita, faccio parte della quinta del tecnico dell'Istituto Cecchi, settore viticoltura ed enologia. Come sta andando questa esperienza? Molto bene, sempre bello partecipare a queste manifestazioni anche in rappresentanza della scuola. Senti, visto che tu sei al quinto anno, poi ti affaccerai direttamente al mondo del lavoro e ti occuperai esattamente di che cosa farai da grande, insomma? Vorrei proseguire gli studi facendo agronomia con specializzazione in enologia. In questo pomeriggio ricco, l'evento nell'evento è una premiazione che avverrà tra poco. Di che cosa si tratta? Si tratta della premiazione dell'Oliva Più Bella, che praticamente è gestita dai ragazzi dell'Istituto Cecchi, l'Istituto Agrario di Pesaro, che faranno una carrellata tra le bancarelle che ci sono in questo stand per scegliere appunto il produttore che ha portato l'oliva più bella. Insieme al sindaco abbiamo definito questo appuntamento un vero e proprio contenitore culturale. Allora, assessora, possiamo scendere nel dettaglio e vedere il programma ricco di queste due domeniche?
Sì, certo, infatti un programma ricchissimo, devo dire, nonostante il tempo che oggi non è stato così clemente con noi, ma abbiamo comunque avuto questa mattina i sentieri verdi, quindi le passeggiate a piedi che hanno portato poi tutte le persone che vi hanno partecipato in Piazza Marconi per un aperitivo, quindi questo abbiamo iniziato in questa maniera, tra in mezzo alla natura e in mezzo ai nostri ulivi, ai nostri campi. Poi abbiamo tutte le varie iniziative attorno al centro storico, quindi gli artisti di strada, gli spettacoli per i bambini, abbiamo le marching band, questa domenica la Maccaroni Street Band, e in più gli spettacoli ovviamente immancabili a teatro. Oggi, fra poco, avremo Rita Marcotulli e Chiara Civello e domenica prossima avremo Bungaro con Marco Pacassoni, quindi anche qui una gran qualità di musica nel nostro suggestivo teatro. Quindi ecco, un insieme di iniziative, tra cui una novità molto importante di quest'anno, che è un progetto su padre Stefano Pigini, un frate scultore vissuto qui a Cartoceto nel convento di Santa Maria del Soccorso, che ha segnato tanto la vita di molti cartocetani e che abbiamo voluto quest'anno valorizzare, in modo particolare con un videomapping che fra un poco proietteremo sulla facciata di Palazzo del Popolo qua in Piazza Garibaldi. Quindi il centro storico, diciamo, prenderà vita, si animerà e prenderà forma attraverso questo bellissimo ed emozionante videomapping. Quindi un ricchissimo programma, diciamo, delle iniziative importanti che anche quest'anno abbiamo cercato di mettere in campo dopo un anno di stop, perché purtroppo la pandemia ci aveva fermato, ma siamo partiti con determinazione più di prima, devo dire. Una chiesa al sommo del paese, un mare di olivi carezzati dalla brezza e tanti filari di vigneti. Di fronte il Colle della Piede, alle spalle il Monte del Beato Sante, a destra il convento di Santa Maria, dall'altra parte in lontananza un po' di mare e poi quiete profonda, silenzi immensi. Piogge tropicale, falle sui viali, passano come anche lui non toglierò. Di Chiara Civello e Rita Marcotulli finisce questo nostro speciale, l'appuntamento con Cartoceto dopo il festival. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.